La mia prediction sulla classifica marcatori della Serie A 24-25. Vi dirò quelli che per me saranno i primi 11 cannonieri. Uno potrà dire perché 11 e non 10? Perché fondamentalmente il numero di gol che ho messo alla decima posizione non credo che verrà raggiunto da un singolo calciatore, bensì da due. Detto ciò, partiamo. Andiamo dal basso verso l'alto, come sempre. A 12 gol ho messo appunto due calciatori. Il primo è Marcus Thuram. 13 gol per lui nella passata stagione, dove è stato un assoluto crack. Ne ho messi 12, uno di meno, quindi siamo sempre lì. Non credo che avrà un upgrade dal punto di vista realizzativo, perché è arrivato un certo Mehdi Taremi che per me giocherà tanto e segnerà tanto. 12 gol anche per Kvicha Kvaratskhelia, che di gol l'anno scorso ne ha segnati 11, due anni fa ne ha segnati 12, quindi anche qui siamo su quei numeri. Penso che con Conte possa arrivare tranquillamente a 12 gol. Alziamo di un gol, dunque 13, e qui ne ho messi ben 3. Il primo nome è un po' un rischio perché non parte come titolare ed è proprio lui, Mehdi Taremi. Sì ragazzi, per me Taremi segnerà anche più di Thuram. Taremi è un bomber di razza, ho aspettative altissime su di lui, sa segnare in ogni modo in area di rigore a differenza di Arnautovic e credo che sfonderà la doppia cifra. 13 gol anche per Riccardo Orsolini, sono tanti 13 gol per un'ala d'attacco, ma io Orsolini lo vedo benissimo con Italiano, rigorista, ed è questo il motivo principale per cui sono arrivato a 13, e penso che sarà un punto fermo per il Bologna e farà il suo record di gol in Serie A. L'altro che ho messo a 13 gol è il neoacquisto del Milan, Alvaro Morata. Il suo record di gol in Serie A è di 11 con la maglia della Juventus, quindi penso che lo batterà. Ma non mi sono voluto sbilanciare più di tanto perché non batte rigori e io credo che si distribuiranno i gol lì davanti tra Morata, Pulisic e Leao. Anche loro penso che andranno in doppia cifra. Quindi 13 gol senza rigori, che comunque sono un bel bottino. Saliamo di gol a 14 e qui ne ho messi due. Il primo è Ademola Lookman, che nelle due stagioni di Serie A ha segnato rispettivamente 13 e 11 gol. Dunque anche per lui penso che ci sarà un lieve upgrade. Lookman ragazzi per me ha tutto per segnare 14 gol in campionato, bisogna capire solo chi batterà i rigori tra lui e Pasalic, vediamo insomma. Si è infortunato Scamacca. Retegino lo vedo benissimo lì davanti e penso che Lookman sarà il capocannoniere della Dea. 14 gol anche per il nuovo attaccante della Roma, Dovbyk. Qui però c'è un fattore, il fattore si chiama Paulo Dybala, perché se dovesse partire Dovbyk potrebbe diventare rigorista ed è uno che i rigori li sa calciare bene, quindi magari Dovbyk da rigorista potrebbe segnare anche più di 14 gol. 14 gol al primo anno di Serie A non sono affatto pochi, ci potrebbe essere un primo ambientamento, ma penso che i gol con il tempo arriveranno. 15 gol, ne ho messi anche qui due. Il primo nome non è scontato perché non gioca in una big, ma l'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno sarà rigorista e se sta bene fisicamente per me può arrivare a 15. Sto parlando di Duvan Zapata. Il ragionamento che ho fatto su Duvan è il seguente. L'anno scorso ha segnato 13 gol in campionato, di cui 12 con il Torino e 1 con l'Atalanta. 12 gol con Juric, che non ha come punto di forza la fase offensiva, a differenza di Vanoli, che fa segnare di più le squadre rispetto a Juric e anche i propri attaccanti. E in più Zapata sarà il rigorista, a differenza dell'anno scorso, dove lo era Sanabria. Per me Zapata si sta bene fisicamente, e l'ho visto bene fisicamente nel precampionato dove si è sbloccato anche in Coppa Italia, può arrivare a 15 gol. 15 gol anche per un altro calciatore, però qui voglio mettere un asterisco perché attualmente non è un calciatore di quella squadra. Sto parlando ovviamente di Romelu Lukaku. Lukaku ragazzi andava preso un mese fa, soprattutto se l'allenatore è Antonio Conte, perché ha bisogno di entrare in condizione. Quindi se dovesse arrivare negli ultimi giorni di mercato ci metterà un po' ad ingranare e nel girone di andata potrebbe non segnare tanti gol, magari ne fa 5-6 nel girone di andata e 9-10 nel girone di ritorno. Se dovesse arrivare potrebbe essere rigorista, quindi un motivo in più per arrivare a 15 gol. Sono rimasti gli ultimi due, stiamo parlando naturalmente di Lautaro e Roberto Piccoli. A parte gli scherzi, Roberto Piccoli è fuori categoria, non lo metto per rispetto degli altri.
Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez, ovviamente. Al secondo posto con 18 gol ho inserito Dusan Vlahovic. Vlahovic ha disputato un precampionato a dir poco orrendo. Però una volta che entrerà nei meccanismi di Thiago Motta e soprattutto se dovesse arrivare uno come Kop Meiners, ma anche Nico Gonzalez, potrebbe iniziare a segnare a manetta. Ho pensato che se Zirze ha segnato 11 gol in campionato con Thiago Motta nella passata stagione dove ha tirato due rigori, non vedo perché Vlahovic non possa arrivare a 18, perché Zirze è un fenomeno tecnicamente, però non è un bomber di razza. Vlahovic è più bomber di Zirze e tirerà più rigori. Quindi può arrivare a 18 gol. E a mio parere il capocannoniere della Serie A 24-25 sarà con 22 gol Lautaro Martinez. Non ho messo un numero esagerato perché si è abbassato il numero dei gol in generale degli attaccanti. Non ci sono più quei campionati in cui 5-6 attaccanti finiscono sopra i 20 gol arrivando anche a 30. Lautaro è l'unico che vedo sopra i 20 gol. Però penso che non batterà il suo record di gol in Serie A di 24. Ragazzi, ne ho messi 3 dell'Inter perché credo che l'attacco dell'Inter sarà ancora più prolifico della passata stagione con Mehdi Taremi. Bene ragazzi, fatemi sapere ovviamente la vostra prediction perché sono molto curioso. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete il video, attivate la campanella per restare sempre aggiornati e ci vediamo in un prossimo contenuto.